Noi siamo preparati per accogliere al meglio i pazienti Covid. Un miracolo del lavoro pugliese. Il miracolo del lavoro pugliese è questo, il nuovo maxi ospedale Covid costruito a Bari in 45 giorni. 15.000 metri quadri, 152 posti letto tra terapia intensiva e subintensiva, una sala operatoria. E questi sono appena arrivati dal commissario Arcuri, sono 154 nuovi ventilatori polmonari. Qui abbiamo un letto da terapia intensiva, un monitor, un sistema di monitoraggio complesso per l'analisi dei segni vitali. Questi non sono stati ancora collaudati, saranno collaudati nei prossimi giorni. La struttura è composta da 10 reparti, da 16 posti letto, 6 da 16 posti letto e 4 da 14 posti letto, quindi un complessivo di 152 posti letto. Quando la pandemia da Covid sarà terminata, che cosa ne sarà di tutto questo? Un centro per le maxi emergenze, a particolare rilievo nella fase di ideazione di questa struttura, c'è stata l'ottimizzazione e la valorizzazione del personale, delle risorse umane. Cioè, ne abbiamo pochi rispetto a quelli che servirebbero, ottimizziamo gli spazi. Si cerca di fronteggiare la pandemia meglio valorizzando le risorse umane disponibili. Il tasto dolente è proprio questo, il personale. È da qui, dal Policlinico di Bari, infatti, che dovranno essere spostati anestesisti e rianimatori. Le maggiori preoccupazioni vengono infatti proprio dai rianimatori. Noi abbiamo una carenza su tutto il territorio nazionale, mediamente il 30% degli anestesisti. In Puglia ne manca ancora di più perché sa bene che noi abbiamo un personale sanitario che è dimezzato quasi rispetto alle altre, a Emilia-Romagna, Lombardia, eccetera. Se lei toglie personale e risorse di operatori sanitari, tra l'altro specialisti nel campo, e li sposta da una parte all'altra, è evidente che lì dove li toglie viene a mancare quel personale. Una cosa è certa, io personalmente, per quello che rappresento, vorrò. E questo lo dovreste pretendere anche voi, vorrò che di quella dei ricoverati in quell'ospedale venga stilata settimanalmente quella che è l'incidenza di mortalità dei pazienti ricoverati in quell'ospedale, che andrà raffrontata alla mortalità media di tutte le altre rianimazioni e posti di terapia intensiva Covid. Perché vuole questo dato? Perché l'assistenza non è soltanto calare un tubo e mettere una persona davanti a un monitor.